Forza Italia avrebbe dovuto decidere entro Ferragosto, ma poi, visto anche il tipico clima da ferie, tutto è slittato di una decina di giorni. Il partito adesso, entro al massimo fine mese, dovrà dare quel nome, condiviso anche dal sindaco Nicola Rizzo, che andrà ad aumentare di una unità la squadra assessoriale di Castellammare del Golfo. Più che sul nome, ha detto il coordinatore provinciale Toni Scilla, stiamo lavorando con attenzione, abbiamo già ottenuto buoni risultati sulla crescita di Forza Italia nella cittadina del Golfo. Siamo anche riusciti a riportare un dialogo sereno e costruttivo fra tutte le aree del partito. Abbiamo appoggiato fin dall'inizio la candidatura a Rizzo, ha concluso Toni Scilla, e con il nuovo assessore manterremo la stessa linea. Sul nome del nuovo assessore però né Scilla e nemmeno l'alcamese Giuseppe Parrino, altro dirigente forzista, si sbilanciano, ma la scelta quasi al 100% sarà fra Bernardo Stabile, consigliere comunale in carica, e il navigato Felice Catanzaro, che invece alle ultime amministrative non era stato eletto. Intanto con la nuova nomina assessoriale di Vincenzo Abate, altro esponente di Diventerà Bellissima, il ruolo del movimento caro Anello Musumeci stava enormemente amplificando. Sì, DB, oltre ad Abate, conta in giunta infatti anche la presenza del vice sindaco e assessore Giuseppe Cruciata, ed aveva pure il ruolo di capogruppo nella maggioranza in consiglio comunale. Per evitare quindi uno squilibrio netto, il gruppo dirigente di Diventerà Bellissima ha preferito lasciare la carica di capogruppo consigliare. Così Sebastiano Cusenza si è dimesso e al suo posto è stata eletta Brigida Di Simone, giovane consigliera comunale al suo secondo mandato, rieletta nella lista civica oltre con Rizzo sindaco con 275 preferenze.